Salve a tutti! Allora, siamo tornati con una nuova parte del walkthrough di Super Mario Galaxy 2. Yeah! Allora, nella scorsa parte vi ricordo che abbiamo fatto tre livelli, tre comete burlone in una sola parte e ci aspetta questa qua nuova delle galassie rapide sospese con folle corse su piccanti salite, come avete visto nel titolo iniziale. Allora, è l'ennesima prova a tempo su questo livello molto bello, molto epico, con Yoshi Peperoncino, non so come si chiama, re di Yoshi, non lo so. Comunque per me è il power up di Yoshi più bello questo qua. È difficile 8 da usare, però è bello. Avete visto che è tutto distrutto perché cadono questi asteroidi dal cielo, non si sa da dove. Infatti il terreno è diverso al solito, cioè non è mai quando non c'era la cometa burlona il terreno era normale, adesso è tutto distrutto come vedete. Quindi ancora una prova a tempo ed è questo qui è abbastanza difficile, come livello di una cometa burlona è abbastanza difficile rispetto, naturalmente rispetto a quelli che abbiamo fatto prima, che erano abbastanza semplici, quelli che abbiamo fatto nelle scorse parti. E qui ci sono i soliti blocchi che cadono, mezzi distrutti. Yoshi. Yeah. Naturalmente in questo livello facciamo, in questa parte scusate, facciamo più di un livello, perché come vi avevo già spiegato anche questa cometa, anche questo livello della cometa burlona dura poco, anche perché è una prova a tempo, bisogna farla in fretta. Così ho deciso di fare due livelli in una sola parte. Questo sarà, l'ho già detto, lo ripeto, questo è così anche, sarà così anche per tutte le altre comete burlone che faremo, cioè farò tanti livelli in una sola parte anche per altri motivi che scoprirete più avanti. Allora, qui ho fatto un errore, però ho avuto un culo bestiale a sopravvivere. Sono andato a sbattere anche perché non è facile rimanere in pista, diciamo. Queste parti qui dove Yoshi deve salire e scendere, perché ho provato a prendere la vita, ma è difficile. Salire e scendere sopra questi ponti di legno. E poi ti mette ansia perché c'è il tempo, quindi non è affatto facile. Il tempo c'è in abbondanza, però un po' ti mette ansia lo stesso. E qui, vabbè, ho dovuto mollare Yoshi, poverino, perché se no non riuscivo a prenderla la superstella. Yeah, qui è velocizzato come all'inizio. 25 superstelle. E vi ricordate che no, aspetta. Oddio. Ah sì, no, niente, scusate. Qui facciamo la galassia blocchi ritmici che avevamo sbloccato un po' di parti fa. Non mi ricordo quando. Ah sì, nella parte 21. Dove avevamo chiamato il nostro villotto Giotto. Oggi non riesco a parlare. Ecco, questa galassia, questo livello è veramente bellissimo. Mi è piaciuto un sacco. Deve avere il senso del ritmo. Vabbè, ma non è difficile. Ed è divertentissimo. Come sentite la musica. E i blocchi si scambiano al ritmo della musica, no? E ti danno prima l'avviso, ha sempre a ritmo, fa è bellissimo, mi piace un sacco. Poi lampeggiano un pochino prima di cambiare a ritmo, sempre a ritmo con la canzone, ed è veramente una trovata geniale, secondo me è troppo divertente. Adesso io vado a cipirla a ritmo, io anch'io a ritmo, yeah. Rischio di morire naturalmente, sto gasandomi troppo così. Mi abbassa il ritmo, yeah. Aiuto! E è bello anche perché sulle piattaforme gialle ci sono i nemici Goomba col coso in testa, con quella cosa di metallo in testa. Invece quando sono verdi ci sono quelli che sputano le rocce. Lì ho avuto un culo, stavo per morire. Ho avuto una fortuna sfacciata per prendere la moneta cometa. E poi
appaiono e ricompaiono quando meno te lo aspetti i nemici, quindi bisogna stare comunque un po' attenti. Perché se te ne trovi uno davanti è un po' difficile poi. E qui lascio andare la povera vita e mi dispiaceva per lei, poverina, la vita. E questo livello poi è abbastanza lungo, cioè io l'ho fatto durare un po' perché è bello e divertente, prendo tutti i bonus, queste cose qua, ed è molto divertente. E come avete visto dal titolo, dai titoli, questo qui è Balzi verso le stelle argenti, infatti dobbiamo salire sopra questa specie di piramide con i blocchi che si alternano a ritmo per prendere tutte le stelle argento che sono sparse per questa piramide, diciamo. Vedete, lì ho avuto culo perché ho saltato e mi sono trovato sotto il nemico che ho schiacciato, perché se invece me lo trovo davanti perdevo una vita e potevo anche cadere e morire, quindi bisogna stare molto attenti in quel punto lì, è molto rischioso. Qui c'è la superstella che come suo solito si mette nei posti più bastardi. Vabbè, quando finite il livello scompare la musica e i blocchi non si alterano più e potete andare a prendere la superstella in tutta tranquillità. Yeah, abbiamo finito. 26 superstelle, 14 medaglie comete. Qui c'è una sfida nella galassia selvaggia dove faremo un livello speciale con l'Ollorito e Alapinte nella prossima parte. Ciao!